Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Allora ragazzi, siamo a Viareggio come al solito perché andiamo a trovare l'amico Giacomo, la gioielleria Pasquali Domenici, che è parte ufficiale del canale e ci mette a disposizione tutti gli orologi che ci garbino a guardare, quindi andiamo a trovarlo come facciamo ogni tanto, a vedere le novità del mese, a vedere anche gli usati che tanto piacciono a Piero, che ogni tanto se ne arraffa uno, perché Piero, già mi dimenticavo, c'è anche lui, ma oggi non lo inquadriamo. Come no? Lui vuole essere inquadrato, sono i suoi 5 minuti di felicità, di gloria. 5 minuti, saranno 30 secondi. 30 secondi di gloria. Cosa c'è? È sempre il solito. E non riesco più a toglierlo. Grazie all'amico Angelo che me lo ha venduto, abbiamo fatto un cambio. Ci siamo scambiati gli orologi. Bravo, è bellino sto qua. Sarebbe Lawyer Pasadena. Calibro 77-50. Sì, credo di sì. C'è scritto sotto nel fondello, per quello non so. Ok, meno male. E invece io cosa indosso? Io indosso il bellissimo Longines Hydro Conquest, quello del 2014, con il calibro ETA 28-92 praticamente, ghiera rossa. 10 anni fa, l'orologio di 10 anni fa, ma guarda come sta bene al polso, fa il figurone proprio da... Avevi ragione, sta bene, la ghiera rossa è bella. Molto, molto, molto. Dai, andiamo a... Andiamo. Ci avranno pagato qualche caffè, secondo te? Vuoi prendere il caffè? Ah no? Sì, un caffè non si rifiuta mai. Poi il problema è che noi veniamo sempre di lunedì mattina così, no? Oggi è anche una bella giornata, guarda che bella giornata. Sì. Lunedì mattina e quindi i pacchi delle case orologiere arrivano durante la settimana, no? Oppure oggi, quindi magari ci sono meno novità da vedere lunedì mattina. Però noi confidiamo nel buon Giacomo che c'ha sempre il jolly da giocare. Bello, bello, bello. Hai fatto un affarone. Un affarone. Ha visto anche mio padre quel video lì, ha detto che hai fatto un affarone. Oh, qui c'è un bar. No, non è questo il nostro. Oh, laggiù c'è un bar. Non è quello il nostro. Noi andiamo dalla nostra amica. Buongiorno. Buongiorno. Quanti? 2, grazie. Non ci hanno pagato nessuno il caffè oggi. Si sono scordati a... Caffè? Vuoi lo zucchero, capo? Zucchero, grazie. La saracinesca è già a metà. Io ci sbatterò la testa come sempre. Dio buono. Eccolo, ai! Dio, aperto. Buondì. Buongiorno. Allora, eccoci qua dall'amico Giacomo nella baracchetta degli orologi e abbiamo tutta una serie di pezzi di ferro qua a disposizione per vedere un pochino quelli che ci piacciono e quelli che non ci piacciono. Sicuramente all'amico Giacomo gli piacciono tutti perché lui deve venderli, è vero? Non è vero, non è sai vero. Che noi non lecchiamo, noi non lecchiamo. E abbiamo una vassoiata di simpatici orologi, eccoli qua. Io vedo già che ci sono i nuovi Villervetta. I nuovi Villervetta, sì. I modelli Jumbo, solo tempo, ovviamente la versione senza cronografo. Abbiamo questi due qua. Colorazioni, appena arrivati freschi freschi per gli amanti di questo prodotto. Allora, eccoli qua. Guardate che spettacolino. La differenza tra i nuovi Jumbo Star solo tempo e quelli vecchi è che praticamente hanno mantenuto la stessa ghiera interna girevole qua ad ore 10 del Jumbo Star cronografo, che tra l'altro devono uscire anche i nuovi Jumbo Star cronografo. Sì, sì. Questo qua più che altro hanno deciso di fare Jumbo Star solo tempo, che riprende praticamente il cronografo senza i pulsanti cronografici praticamente. Eccolo qua, con la bug interna qua. Sì, ha vite anche questo. Sì, hanno lavorato molto sulla caliura, l'hanno assottigliata, l'hanno reso un orologio molto più portabile, a differenza ovviamente del cronografo, che è un prodotto un pochino più aggressivo, con ovviamente spessori e diametri un pochino più sostenuti. Allora, c'è da dire qua che anche la bag interna, la corona è a vite, sia qua che a ore 3, quindi tutte e due le corone sono a vite, avvitate,
E la curiosità è che la baga interna è a scatti. Quando girate la baga interna gira a scatti ed è unidirezionale, cioè non è possibile girarla nell'altro verso. Quello lì è un altro. È lo stesso orologio, però ovviamente con un quadrante di Blu, colorazione differente. quadrante blu, anche questo Corona Vite ad ore. Eccola, unidirezionale. Vedete, anche in questo caso qua è unidirezionale, molto particolare. Praticamente è unidirezionale semplicemente per il fatto che poi si avvita alla cassa e quindi non c'è pericolo. È unidirezionale nell'altro senso perché non c'è pericolo che si muova. Una volta che la corona è avvitata, la baga interna non si muoverà più. Non è come nei diver che c'è il rischio che prende il colpo e si gira la ghiera, capito? Qua Capito. rimane fissa così, quindi hanno deciso di farla in questo senso qua. Bello, bello orologio, fondello chiuso. Molto bello il bracciale, ben curato. Sì, bracciale fatto benino, bene, anzi. Guardiamo la chiusura com'è. Qua abbiamo una bella cerniera di dimensioni notevoli. Ricavata dal pieno, sicché ecco, bella solida, Sì. niente Magari lamierini. solamente due forellini per la regolazione fine, magari sono Sì, pochini. magari era preferibile una cassettina un pochino più lunga Però cavoli, invece. sono belli questi orologi qua, si muovono solo tempo, eh? Eccoli qua, simpatici. Ora attendiamo anche i cronografi perché quelli so proprio che hanno la cassa. Ecco, la cassa l'hanno ridisegnata in questo senso qua. Anche quella dei cronografi nuovi è così, che va a riprendere maggiormente quella di quelli degli anni 60. Bravi, hanno fatto un bel lavorino questi qua di Villervetto. Poi volevo farti vedere questo nuovo Zodiac con una colorazione blu inedita, è arrivato da pochi giorni, sicché è proprio una novità. Interessante il quadrante, si potrebbe definire un marmorizzato, Che che ha un effetto strano. granito, un effetto marmo, no? Il marmorizzato. Eh sì, guarda qua che strano questo quadrante. Quasi un granito blu. Un granito blu. Esiste il granito blu? Boh, Il granito blu esiste, io sì. conosco solo il marmo di Carrara. Lo so, che sei un signore. Il marmo bianco di Carrara. Questo qua è il classico Super Seawolf, 200 metri di impermeabilità. Eccoli qua. I calibri di Zodiac sono gli STP. Sì, l'ho fatto vedere di seguito al Villervetta perché è un orologio che come contenuti assomiglia molto, no? Questo bracciale è in stile un po' Jubilé. Sì, è vero. Con ovviamente questo è il classico diver con la ghiera esterna piuttosto che La bug. la baga interna, però ecco lo stile diciamo è siamo sulla falsa riga del Villervetta. È bello, se questo qua lo voglio anche provare al polso perché è simpaticissimo. Quindi mi tolgo il mio bellissimo Longines Hydro Conquest. La Longines Hydro Conquest. E mi metto lo Zodiac Super Seawolf. Diamo un'occhiatella come sta. Chiusura a farfalla, è sempre quelle che poi dopo regolarle ci Sì, se vuole. non lavi il cartellino non si chiuderà mai. Io mi picchio spesso con i cartellini, ma questo è un altro problema che non. Sì, ma a volte anche quando vengono i clienti in negozio abbiamo il problema col cartellino, però purtroppo va tenuto sopra, poi possiamo levarlo al momento. Eccolo qua, sta proprio bene questo orologio qua. Oh. Simpatico, dai, sì, ha vinto, ha vinto, Poi, sempre per rimanere su un diver, abbiamo una novità, un limited edition 300 pezzi, Doxa. Doxa. Allora, praticamente è un sub 300, lo vediamo 300T nello specifico perché anche la valvola d'elio, però la particolarità è che è un mancino. Eh sì. Infatti La corona è a ore 9 invece di essere a ore 3. io stavo cercando di capire se stavo sbagliando qualcosa, no? È No, no, proprio. no, è così. È proprio fatto alla rovescia, è fatto alla rovescia. Eccolo qua, toh. Il classico colore arancione di Doxa che ci dà l'idea della professionalità, perché ci piace tanto l'arancione. Il bracciale a chicchi di riso. E c'è la corona ad ore 9. Questo può essere anche. Oddio, perché. Ah, e bisogna ricordarsi anche che va avvitata dall'altra parte, ragazzi. Sì, però devo dire la verità, viene chiamato mancino. Effettivamente la corona è una parte di disturbo sul polso, soprattutto nella fase di piegatura della mano, del polso, sicché tende sempre ad andare a battere sulla mano e creare a volte anche spiacevoli sensazioni. Sicché anche su un, diciamo, un polso, se viene polsato sul sinistro,
Avere la corona al contrario non è poi così sbagliato. Non è poi così sbagliato perché ti spiego una cosa. Io ce l'ho avuto in passato l'Hydroconquest, ma ora l'ho ripreso. Questa simpatica corona qua, Sì. sai che botte che ti dà Lo sul so, dorso lo della so, lo mano? so, lo so. C'avevo il callo io una volta, però d'altronde se bello vuoi apparire un poco devi soffrire, no? Come disse. Cicciolina. Dai, simpatico questo Sì, orologio qua. ovviamente viene corredato da una scatola speciale e un doppio cinturino NATO in corredo, sì, che è un orologio interessante, sono 300 pezzi mondo, sicché sì, è una tiratura molto molto contenuta, malgrado Doxa abbia si sia espansa come azienda anche a livello globale, le sue tirature continuano ad essere abbastanza contenute e interessanti, devo Infatti c'è dire. proprio che è scritto, c'è il numero progressivo 141 di 300, eh? Questo qua. 141 di È uno di 300. quei casi nei quali l'orologio è numerato singolarmente. Sì. Buono, bello. Dà anche un po' più di valore alla limited edition, diciamo così. Allora, sempre per rimanere in zona diver, conosciamo benissimo il prodotto, tra l'altro penso che tu l'abbia già anche recensito in Eh sì. passato, è il classico Scuba 200 di Hamilton, Con la ghiera rossa. con la ghiera Oh. rossa, tra l'altro quell'orologio mi ricorda qualcosa. Quello Questo qua. lì, Sono bravo, amici, proprio sono lui, amici. sì, gemelli. Sono amici. È il tuo Longines che hai comprato da poco di secondo polso, hanno ricreato un Hamilton con le solite colorazioni. Visto, potevi aspettare l'Hamilton, Oddio, ma quindi. secondo me se non facesse l'Hydroconquest con la ghiera rossa farebbe i soldi. Mo' come dire, non li fanno i soldi. Ce li hanno, però. No, però tendono sempre ovviamente a rinnovare e non creare doppioni nelle collezioni, soprattutto là dove sono state fatte per un periodo limitato o per numerazione. Il tuo era un limited. No, l'ho fatto per un paio d'anni e basta. Dal Ok. 13 al 15. Anche questo ovviamente non è numerato, però un'edizione non rimarrà in catalogo per sempre, è un'edizione diciamo speciale. Sì, da notare che finora abbiamo visto tre modelli, tre orologi, tre marchi, anzi quattro, tutti col fondello chiuso. Niente vieta che poi al decadere della garanzia, che per quanto riguarda Hamilton sono i 2 anni classici, non si possa su un orologio come questo sostituire la ghiera e Sì, trasformarlo, quello anche sì. perché il quadrante è un quadrante nero classico, sicché accoglie tutte le colorazioni di ghiere. Come sapete, la famiglia Scuba è una famiglia molto vasta a livello di colorazioni, sicché offre anche poi tutta una serie di scelte nella fase di acquisto, ma un domani anche di possibili modifiche. Bello, assai. Poi Hamilton è uno di quelli, insomma, che riesce a mantenere i prezzi sotto i 1000 offrendo una certa qualità, eh. Sì, allora qui siamo sotto i 1000, è vero che in questa versione ancora abbiamo una ghiera in alluminio colorato, le ghiere quelle possiamo dire di una volta, oggi la maggior parte delle marche montano le ghiere in ceramica, ovviamente offrono una luminosità e una resistenza maggiore rispetto a quelle alluminio, ma soprattutto negli anni si alterano meno. Purtroppo l'alluminio, lo sappiamo, ha il difetto che tende un po' a decolorarsi, soprattutto sull'esposizione al sole duratura. Magari poi gli vengono questi micro graffietti qua Sì, così, però dopo micrograffietto, la 10 anni, cioè, te lo decolorazione. guardi così e va bene, capito? Sì, Cioè. quello lì diventerà, ora sul rosso diventerà un arancione sbiadito e a Oh, te piacerà tantissimo sì, e perché costerà tanto di più. sì, perché dimostrerà tutta la vita che ha fatto insieme a te. Invece Beh, non è vero. no, cacchio, che va a finire nella cassetta di sicurezza e No, no, ciao. io li tengo tutti i login tutti in fila lì, poi ci faccio il bagno in piscina. Sì, ok. Come il paperone del paperone. Bugiardo, non fa il bagno in piscina, lo sappiamo, nella vasca, a bagno. La vasca. Ok, continuando sempre ovviamente nella presentazione di orologi diver, proporrei un marchio Marchio nuovo. nuovo, è Sì, questo. una collaborazione che abbiamo fatto con questo marchio, si chiama Era, marchio italiano. Orologio, devo dire la verità, abbiamo accettato la collaborazione perché è un prezzo interessante e con delle rifiniture proporzionate ovviamente al prezzo offerto, secondo noi buone. L'orologio è fatto molto bene Sì, anche eccolo nei piccoli dettagli. Eccola qua. Pare fatto benino, dai. lì, maglia chicco di riso, monta un Miota ma un 9000, sicché è un calibro un pochino più degno. È un orologio che esce a 640 euro, sicché ecco,
Addirittura esce con un prezzo minore di quanto Citizen esce con i suoi calibri. Sì. Ci sta. La cosa che mi è piaciuta molto attualmente sono due colorazioni, quello lì in nero e il blu. Stiamo parlando di un 40 mm, quanto sarà questo? 40. Sì, 40 mm. Allora, fai un po' vedere, c'è la chiusura regolabile qua, Sì. si apre così, deployant singola, guardiamo al polso come sta, qua di cartellini non ce n'è, olè. Ah, perché il bracciale è lungo. Sì, bracciale lungo, classico chicco di Sì, riso. 40 mm, con la ghiera in acciaio nera. Bello, bello sai, dai. Sì, allora, cosa molto interessante da far vedere è la scatola. Non si sono risparmiati neanche nel design della scatola, una scatola in cartoncino che poi si apre, ovviamente ha lo spazio per la documentazione. La cosa interessante è che all'interno viene dato di corredo un altro cinturino in gomma, tra l'altro ben Troppico, realizzato, un troppico. Tropic molto carino, fatto bene, il suo cacciavitino per poterlo cambiare, e poi all'interno c'è una simpaticissima scatolina in pelle che può fare anche da service, cioè Sì, da è scatolina da una trasporto. classica scatola service, sta qua, Sì, sì. ben rifinita, fatta molto bene, tutta in pelle. Sì, che ecco, non si sono risparmiati neanche nel packaging, che ovviamente va a fare da contorno alla vendita, all'orologio. Bello, bello, l'avevo un po' sottovalutati questi qua, Miota 9000 all'interno, eccolo qua, Miota 9000 con il rotore nero, anche ben decorato questo Miota 9000, rispetto a quelli che ho visto di solito, bene, particolare, corona vite, ghiera unidirezionale, 120 scatti. Alla fine 640 euro di listino lo trovo un prezzo molto accettabile per gli Sì, orologi. ecco, allora io tra i due però, ad esempio, questo qua c'ha gli indici ingialliti, no? Un po' finto vintage, che vanno tanto di moda. Mentre questo qua blu c'è gli a bianchi che mi dà un po' sensazione di contemporaneità. Forse preferisco questo qua blu così. Sì, è anche vero che poi alla fine hanno optato per un bracciale col chicco di riso. Il chicco di riso è un tipico bracciale vintage anni 60. Diciamo c'è un po' di ripresa su quelli che oggi sono un po' gli stilemi dell'orologeria di oggi, che poi si rifanno direttamente su un anno specifico del passato, che è tutto quel segmento di orologeria che va da inizio anni 60 a inizio anni 70. Belli, dai, si sono promossi, poi soprattutto per il prezzo a cui vengono venduti. Boh, no, ti dicevi Citizen, chiaramente Citizen ha una potenza di fuoco non indifferente, Sì, no? logico quello, poi Lavorano dopo. sulla produzione di scala e i prezzi. Allora, qui stiamo parlando di un marchio che entra ora sul mercato e infatti hanno giocato molto sul controllo dei dettagli, sulla precisione anche del dettaglio, non solo sull'orologio, ma come abbiamo visto anche sulla scatola. Di là parliamo di una multinazionale Certo. giapponese che fa orologi ormai da tantissimi anni. Tra l'altro, devo dire la verità, con una precisione per i numeri che sviluppano incredibile, perché i ritorni su un prodotto Citizen sono pari a zero. E non ci sono difetti, disallineamenti, cose che spesso in altri marchi, sempre di segmenti economici, troviamo. Diciamo che è un marchio che abbiamo inserito a poco Citizen, ma ci stupisce sempre, sempre di più. Poi, continua ovviamente, usciamo dal mondo diver, continua ovviamente. Le consegne sulla famiglia King Seiko. Cavoli, che quadrantini. Allora, questi qua sono quelli con i finali che si aderiscono perfettamente alla cassa. Eccoli qua. Quelli da 39 ci garbicchiano un pochino di più. Allora, tra questi tre quadranti, allora, il rosso veramente è quello che mi piace un po'. Però questo qua c'ha questo fondo tipo tappezzeria. Una Sì. tappezzeria. Anche questo qua. E Bello. allora dobbiamo dire, oggi No, abbiamo i aspetta, questo qua. 36, i 39 e poi dopo abbiamo quelli che hai recensito ultimamente, che sono quelli forse un pochino più particolari con quelle casse tonneau. Che vanno quelli, mi hai detto, Vanno molto, tra l'altro in colorazioni molto particolari, tipo la viola e la verde, però come potete vedere Seiko ha giocato molto sui colori. Con questi qui si conclude quella che era l'espansione della famiglia
King Seiko, che ora è diventata una famiglia molto molto vasta, perché 36, 39, che diametro avevano i tonno, ti ricordi? Non me lo ricordo. No. E comunque sì, ora diventa, c'è tantissima scelta, tra l'altro con varie fasce prezzo. Penso che sarà comunque sia un prodotto che nei prossimi anni verrà sviluppato ancora di più. Fa un pochino da padrone in questo momento all'interno della presentazione Seiko, ovviamente chiudendo un po' la parentesi dei prospects, che sono ovviamente la famiglia più numerosa a livello di Allora, prodotti. su questi qua c'è poco da dire, ragazzi. Anche questi qua, fondello chiuso. Ah, si sta veramente tornando ai fondelli chiusi. I quadranti sono spettacolari. Io ho provato il lilla, quello là lilla, che ci piace tanto il color lilla, e devo dire che mi sta proprio bene. Cioè, al di là del fatto che io vado sempre sui colori nero, blu, grigio, veramente da vecchiaccio in pensione, il lilla è uno di quelli che mi stuzzica di più. Il rosso è il classico, perché questo rosso qua l'abbiamo anche visto su dei paesaggi, l'abbiamo visto. Chiaramente la lavorazione quadrante è differente proprio, Sì. No, le finiture dei quadranti del modello A39 sono diversi da tutti gli altri. Ovviamente hanno voluto creare una differenziazione. C'è già un cliente che è venuto in negozio e ha detto: "A me piacerebbe il modello così, però col quadrante Ah. dell'altro". Mi spiace, non è Boh, finché fattibile. si tratta di cambiare un bracciale al rado Golden Horse, ci siamo, no? Sì. Cambiare il quadrante King Seiko mi sembra che siamo un pochino oltre il livello di Allora, personalizzazione. vi racconto questo giusto così perché capita un pochino di tutto, stando ovviamente al telefono, avendo a che fare con i follower. Mi chiama un cliente sabato e mi voleva acquistare un Marf, però lui ovviamente per una questione di polso avrebbe preferito l'aviazione da 38, però preferiva la lancetta, la sfera dei secondi con l'alfabeto Morph, che è del 42. Allora ha detto, avrebbe voluto acquistare il 38, poi se fosse stato possibile ordinargli la sfera del 42 e montarla. Allora, primo problema, se io mando un orologio in casa madre per fare un intervento così, non lo fanno fino a scadenza di garanzia. Cioè, prima di 2 anni non è possibile fare variazioni o chiedere modifiche sugli orologi perché andrebbero a decadere, alterando ovviamente le caratteristiche base dell'orologio, andrebbe a decadere la garanzia ufficiale, sia fatto da casa madre che fatto tanto più da qualcuno di esterno. Sicché prima dei 2 anni è bene non alterare lo stato degli orologi. Seconda cosa, la sfera del 42 è più lunga perché il Eh sì. quadrante è più grande. Allora a quel punto, fatto notare ovviamente la differenza, il cliente mi dice: "Ah, potremmo accorciarla". Stop, stop. Cose da non fare. Ovviamente sì, sono idee interessanti perché poi i dettagli fanno la differenza, però il consiglio spassionato che vi do è almeno entro i 2 anni di garanzia lasciare tutto come l'orologio esce da casa madre. Poi dopo volete fare, volete customizzare, volete fare tutto quello che volete, a vostro rischio e pericolo, successivamente 2 anni fate quello che volete. Va bene, Vabbè, sono dai. curiosità, no? Mi, ho capito. Poi, un'altra curiosità, ovviamente, dopo il Seiko 5 Sport GMT, queste qui sono state le due referenze che hanno sviluppato più Ah sì, vendite. eh? Sì. Oh, questo qua sicuramente perché riprende, insomma, gli stilemi retro con questa Sì. cassa a cuscino, questi indici qua così. In rilievo non sembra neppure un Seiko 5 da tanto fatto bene che guarda Sì. qua. Infatti è Cioè. un orologio che anche a me piace tantissimo, tantissimo, sviluppato in 3 colorazioni diverse, una più bella dell'altra. Secondo me è un orologio che, devo dire, rende merito ai numeri che ha sviluppato. Il secondo È invece è più sempre un sportivo. Seiko 5, però GMT. GMT, Non poi. è lo sport, però è un orologio, tra l'altro, come contenuto molto sostanzioso, anche sul polso. Non è il classico Seiko 5 leggerino. Ma è, diciamo, un orologio veramente consistente. Eh sì, sta proprio bene anche al polso. Sì. Poi con questa lunetta qua numerata così, no, con i numeri incisi, che tanto ci ricorda l'Explorer 2, va per la maggiore sicuramente. Giusto così per farvi vedere una curiosità in più, a volte ci chiedete quali sono gli orologi più venduti. Allora, ora sarebbe carino anche nelle nostre
nei nostri video, quando siamo insieme a Davide, farvi vedere marca per marca quali sono gli orologi che sviluppano più numeri in assoluto. Sì, questo qua praticamente riprende i numerini come incisi sulla lunetta che tanto piacciono. Esisteva, esiste ancora un modello di Seiko 5, di quelli vecchi, vecchissimi, che ha la lunetta con i numeri così, però è solo tempo, capito? Quindi sì, vanno a riprendere gli indici dei minuti e basta. Questo qua, essendo GMT, ha maggior ragione di esistere una lunetta con i numeri così. E sinceramente al polso fa la sua bella figura. Questo qua è il classico esempio di come con pochi soldi, no? Relativamente pochi, relativamente rispetto a tutti ai prezzi che ci sono oggi in giro, ci si può indossare al polso un orologio come si deve, senza andare a prendere quelle cinesate che... Sì. Hanno, che copiano gli altri orologi. Seiko 5, secondo me 100 euro, 120 euro, ma diciamo fino ai 150, 180 euro, considerate che state comprando degli orologi usa e getta. E soprattutto se comprate su portali asiatici, sono orologi che di cui non avrete mai un'assistenza. Purtroppo queste marche qui non aprono le assistenze in Europa, ci vogliono vendere ma non danno il servizio. Qualsiasi problema venga fuori, dovreste rimandare l'orologio in casa madre, che 99 su 100 non viene neanche riparato ma viene proprio sostituito. Ma considerate cosa vi costa una spedizione in Cina, con poi tutti i problemi legati alle dogane e via dicendo, che affrontereste dei costi per un orologio che, di cui non vale la pena, perché le 100-150 euro non vale. Facciamo finta che vi rilasciano una garanzia e si occupino di tutto loro. Se non lo buttate entro i primi 2 anni, lo butterete sicuramente entro i successivi 3 o 4. Perché? Perché anche se doveste affrontare una revisione, considerate quello che vi costa da un orologiaio specializzato una revisione. Vi costerebbe sicuramente più dell'orologio acquistato nuovo, sicché a quel punto lì la decisione più ovvia sarebbe quello di chiuderlo in un cassetto e acquistarne uno nuovo. Certo. Sicché per le nostre scelte non vi daremo mai un orologio troppo economico, a meno che non sia un orologio con caratteristiche diverse, tipo un digitale o un quarzo. Eccole qua, queste qua Eccolo sono là. Anadigit. Sì, questa ti piace. Ci piace, Anadigit ci piace tanto. No, Analdigit. Anadigit. Perché? Perché c'è una parte digitale. Sì. E una parte analogica, le lancette, le classiche lancette, no? Però sono quarzoni questi qua, sono sì, quarzoni quelli da utilizzare senza remore. Sì, sì, così. A parte che, cioè, quelli da utilizzare da battaglia sarebbero quelli in plastica nera, questi sì, qua sono, vogliono anche essere un attimino più... Sì, qui ovviamente il prezzettino cresce leggermente rispetto agli altri, queste sono le ultime versioni che hanno fatto con quadrante colorato. E c'è anche un arancione all'appello che abbiamo già venduto, cassa in acciaio, a differenza di tutti i classici G-Shock che hanno le casse in resina. E prodotto veramente bello per chi ovviamente ama questa tipologia di orologi. Nella parte digitale vengono offerte alcune funzioni basiche aggiuntive e diciamo che avevamo la necessità di inserire un prodotto digitale all'interno delle nostre collezioni. Abbiamo scelto Casio perché è una vecchia azienda giapponese, sicché con tutti i criteri di costruzione, della buona costruzione degli orologi da sempre, perché poi nel nostro negozio Casio è sempre stato presente, solo ultimamente avevamo fatto uno stop perché ci eravamo dedicati più al prodotto meccanico. Nella scelta e nel reinserimento di questa tipologia di prodotto abbiamo riscelto Casio. E ovviamente sappiamo che ce n'è tantissime altre di marche che gestiscono. La luce, fa anche la luce. La luce colorata, bellissima. Senti un po', no? Siccome io non me ne intendo di questi orologi sì, qua, no? Ma non c'è nemmeno una corona, come si fa a regolare la lancetta? No, devi andare sulla quella che si chiama adjust, che praticamente sarebbe o il selettore, vai sulla fase di rimessa e una volta messo l'orario primario in digitale, la lancetta, la sfera si sincronizza automaticamente. Oh. Ma siamo evoluti, siamo. Sì.
Tanta roba, Sì. tanta roba, Piero, per te questi qua sono perfetti. Eh sì, non ci capirei niente, Già non capisce quale lancetti normali, no? Gli dai un GMT in mano, cos'è questa freccia qua? Cos'è? Beh, una volta te l'ho detto, ma hai spiegato tutto. Sì, va bene, Ma te che hai questo stile un po' da... Da rapper. Sì, da rap, da snowboarder, no? Da skatista. Questo è il tuo Eh orologio, sì. Ah sì? Sì, per forza. Lo comprerò. Lo so che poi vieni confuso da tutto quello che dice Davide e non hai No, più no, un... no, no, io no, io No, no, compro lui quello non che lo so voglio, io. compro quello che mi piace. Vabbè, stai a sentire. Io direi di andare a dare un'occhiata agli usati che siamo un po' curiosi Sì, sugli usati. voto sì, Piero. voto Non ho ancora sì. fatto la mia puntata, ma poi ve le farò vedere in Sai, anteprima. dai. Andiamo a vedere questi simpaticissimi usati nell'antro segreto. Allora, da cosa vogliamo partire qua? Allora, qui abbiamo, come al solito, un pochino di tutto, un misto frutta. Fermi tutti, ne ho visto uno. Chi si muove? Ma spaventato, ma... Questo qua. te Questo qua. subito, lui va subito sul pezzo forte, no? Sto qua è il classico Speedmaster automatico. The No, ah sì, Date. È The Date c'è il questo? mese, Sì. il giorno, la data. E c'ha anche, lo vedi che praticamente c'ha, questa qua è la sfera dei secondi crono, no? Che ti fermi e azzeri. Ah no, sai cos'è? La data, questa qua dove c'è l'aeroplanino, la freccia, Quella è la è la data, sì, data. che è sviluppata sul È sviluppata bordo. sul bordo. Poi c'è il mese, il giorno. Sì, è stato sviluppato negli anni in diverse colorazioni, esisteva in blu, questa ovviamente è la classica colorazione, quella anche del Moonwatch, no? Cioè ovviamente base nera, grafiche bianche. Qua è bellino assai. Sì, questo è un bel orologino, tra l'altro aveva anche una Vedi che dimensione la data, abbastanza contenuta. quando passa la mezzanotte cambia la data, altrimenti la regoliamo, vedi, regoliamo la data. Bello, facciamo prova al polso sto qua. Sì, tra l'altro abbiamo già fatto tutto il restyling, abbiamo già fatto tutta la revisione, è un orologio tra l'altro corredato da scatola, garanzia ufficiale, più La scatola. ovviamente la nostra casa. Le scatole di Omega Devo come dire la verità, Omega ha sempre fatto bellissimi orologi, bellissimi prodotti in tutta la sua storia, questa è l'unica, possiamo dire una parolaccia, cagata che ha fatto nella sua storia, sono queste scatole. Che evito di toccarla più di tanto perché sporca anche le mani, però. mania, vieni qua. Bello. Sei più bello Guarda un po'. Bello. È 39 sto qua, mi sa, eh? 39. Cavoli. No, Sei sicuro che non è 40? secondo me 39 con il cinturino da 18. C'hai anche Sì, non con quelle complicanze lì, te. però Co insomma. complicanze. Dove siamo? Non hai All'ospedale? insegnato tu questa parola, io Complicanze. imparo. Poi, Oh, un cartierino. sì, l'avevamo accennato, anche questo è ritornato dal nostro orologiaio, ho fatto tutto il restyling, la Bello. revisione, è un modello Santos, ovviamente da donna, molto Da piccolo, signora. però devo dire la verità, perfetto. Anche questo corredato da scatola, garanzia, tutto quello che serve Automatico, non ovviamente. è meno il quarzo. No, no, questo è automatico, sicché anche un valore aggiunto è che la maggior parte negli anni erano stati Sì. sviluppati nella versione quarzo. Questo tra l'altro è uno anche abbastanza recente. Poi vediamo qua, ci abbiamo un Poi Doxa. abbiamo un Doxa, ne abbiamo già fatti vedere diversi, che ne avevamo già ritirati altri due. Questo è un terzo con ovviamente quadrante acqua marina. Non ti entra che non gli ho ancora rimesso le maglie. La particolarità di questo orologio, che oltre ovviamente alla scatola garanzia e tutto, viene venduto con il corredo del cinturino in gomma estato di nuovo. Sicché ecco. È proprio nuovo, mai messo. No, il cinturino è nuovissimo. Considerate che i cinturini da Doxa sono molto costosi, perché per acquistare un cinturino in gomma così servono 250 Comunque qua euro. ci sono anche le maglie Sì, aggiuntive. c'è tutto. L'orologio è perfetto. Eccolo qua, acqua marina lui si chiama, no? No, Come si chiama? c'ha una minchia io. C'è un suo nome particolare che oggi non vi possiamo dire perché è un segreto, ma un giorno ve lo diremo. No, ecco Giacomo che sta andando informato. Marti, come si chiama l'acqua marina di Doxa? Acqua marina? Ah, così, c'ha un nomino.
Acqua marina, sì. Avevo ragione io, qua non tagliamo niente, qua lasciamo tutto, lasciamo. Scusate, non mi ricordo tutti i nomi, ce n'è troppi di orologi, diventiamo matti. Poi, un Seiko, perché ci vuole sempre oh, un Seiko. Oh, anche questo è uno di quelli che mi garbicchi anche a me. Sì. Proviamolo un pochino. 62 più. Max. Anche sto qua, proviamo un po' sapere. Ta, tra l'altro, una delle colorazioni e delle referenze più venduta questa qui, eh? SPB 147... E... Non, ho perso il conto di quanti ne abbiamo venduti. Questo è un orologio bellissimo, scatola e garanzia. È un orologio che vi consiglio vivamente. Sai perché piace questo? Perché a dispetto dell'altro che ha gli accenti dorati, sto qua è tutto bianco, è veramente quello che secondo me va per la maggiore. Però cavolo, come stanno bene, cioè di questi orologi che ho provato non ce n'è uno che mi sta male al polso. Sì, fuori da signora forse, magari no. Non l'hai messo, secondo me ti sta bene anche quello. Sì, dici? Sì. Poi andiamo avanti, un pezzo da 90, direi. Il Federico Stant High Life. Federico Stant, è la prima volta che ne ritiriamo uno, questo qui è una cassa High Life, Ore del Mondo. Ricordiamo che le Ore del Mondo è un movimento di manifattura per quanto riguarda Federico Stant, sicché abbiamo già un upgrade all'interno del marchio. E l'orologio ovviamente ha poi il suo corredo di cinturini, perché ha un doppio cinturino in dotazione. Anche qui scatola garanzia, tutto quello che serve. Questo veniva 10, no? Eh? No, questo qui veniva intorno ai 4.000 euro. E ovviamente, come al solito, noi lo diamo a un prezzo eccezionale. Se non avete voglia di fare il passo sull'acquisto del nuovo, ma questo qua a vederlo così, ragazzi. Nuovo. Sì, è un orologio. Poi c'è le maglie lucide al centro, no? Uno dice qualche graffietto c'è, no, non ce n'è. No, è stato indossato veramente poco, forse una, due volte massimo. Ma come tutti gli appassionati, cioè se uno si compra 10 orologi, per quanto tempo c'ha per indossarli quotidianamente tutti? Niente, tieni lì. Poi, altro bellissimo orologio, ne abbiamo già avuto uno in passato, questo è già un altro che è rientrato. È un Breitling Super Ocean, è l'ultima generazione di Super Ocean con questo quadrante su più livelli. E tra l'altro anche questo qui devo dire è un 44 mm, un orologio in stato di nuovo, 44. Anche questo qui corredato da scatola, garanzia, tutto quello che serve. Poi vi invito a chiamarci, a chiederci i prezzi, perché rimarrete stupiti, cioè se volete fare... Sarà anche un 44, ma... Bello, mamma mia. Dai, 44 con la ghiera ci sta, dai, guarda qua, bello, eh? Poi un marchio che ero curioso ovviamente di prendere e di ritirare, non perché lo amo particolarmente, ma perché so che in giro ovviamente ne sono stati venduti tanti. Questo, un HTD. Sì, un HTD, questa è una versione in tiratura limitata che tra l'altro ha preso molta quotazione su internet, e allora l'ho ritirato ovviamente a mio parere a buon prezzo e ve lo propongo. La particolarità era il bollino rosso con tutta la numerazione sottostante scritta a mano. L'orologio ovviamente è stato indossato qualche volta, il bollino rosso si sciupa facilmente, però questo è ancora accettabile. E devo dire che ho visto anche, era un orologio che usciva a 300 e qualcosa euro di listino, ne ho visto qualcuno ancora in stato di nuovo a 1200 euro. Sì. E questo ovviamente non ve lo propongo a quelle cifre, però se vi piace questo prodotto, se lo state cercando, ovviamente io ne ho ritirato uno. Questa è la sua scatola, come vedete, molto bella, molto interessante. Questi marchi indipendenti mi stanno stupendo. È un micro brand fiorentino questo. Sì, guardate la scatolina, veramente interessante, tutta di legno all'interno. Mi stupiscono perché investono tanto anche in corredo, simpatico. Bellino, l'hai fatto anche bene. Sì. E poi ecco, questo lo avete già visto. Questo qua è gigante. Sì, è un sopravvissuto dall'ultima puntata che abbiamo fatto, perché gli altri li abbiamo venduti tutti. Questo è un Conquest da 43 mm. Gigante, dai. Tra l'altro ha un prezzo eccezionale, non capiamo come mai è stato invenduto. L'unico dubbio che ci viene, perché il prezzo è eccezionale, l'unico dubbio che abbiamo è forse la dimensione. Perché 43 è abbastanza grande, ci vuole polso. Sicché se avete un polso adeguato a portare una misura di questo, lo prendete veramente con poco. È ovviamente la
ormai l'edizione passata di Conquest, perché sapete che da poco ho avuto un restyling proprio tutta la famiglia, però ecco, lo prendete non a un prezzo Longines, perché comunque sì, oggi considerate un Conquest nuovo, passa i 2000 euro di listino, siamo a 250, questo lo prendete con pochi spicci. 300 metri coronavite, proprio quello, cioè, non, a caratteristiche tecniche non differiva dall'Hydro Conquest, perché no, le caratteristiche sono le stesse, cambia solamente che meno sportivo, più elegante. Ora, sì, 43... prendete un Longines già col calibro L888, lo prendete al prezzo di un Seiko 5, perché sì, insomma, secondo me l'acquisto è interessante. Va bene, abbiamo fatto vedere anche questi simpaticissimi, diciamo, come non dire, usati, no? Per chi volesse. Dai, la mia camera. Ah, già tu, va bene. Perché adesso facciamo una simpatica cosa. Un, due, tre. Stella. Gira la capoccia. Giro la capocchia, come diceva Rocco Siffredi. E ci salutiamo, ragazzi, noi qua dobbiamo chiudere la puntata con gli amici qua, il buon Giacomo che è il titolare della baracchetta e il buon Piero che è titolare di niente. E vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi, che ci vediamo poi quando saranno, vero? Dai, ciao!